In quei giorni Maria si alzò, andò di fretta verso le regioni montuose in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa arrivo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Domanda: se Maria fosse andata 5 mesi prima, no, 6 mesi, 7 mesi prima, cioè prima che rimanesse incinta Elisabetta, a trovare la cugina, sarebbe avvenuto quello che abbiamo ascoltato poco fa? Sì o no? Quante altre volte Maria ha salutato Elisabetta? Il saluto ebraico era shalom, diciamo buongiorno, buonasera, loro dicevano e dicono shalom. E successo mai tutta questa esplosione di Spirito Santo? Sì o no? No. C'è un motivo per cui prima non succedeva e dopo è successo? E questo riguarda tutti quanti noi e sarà l'argomento di questa sera. Guardate, Maria gli apparve un angelo quando aveva circa 15 anni, perché nel popolo ebraico quella era l'età in cui le ragazze andavano promesse spose. L'età del fidanzamento. Quindi fino a 15 anni era ragazza libera, spensierata, non ci aveva nessun futuro, forse qua tutti facciamo dei progetti, non c'era niente di determinante, di definitivo, di totalizzante nella vita di questa ragazza, libera. Che cosa succede? Che dall'alto Dio Padre, qui è il Padre che fa questa cosa, fa un progetto su di lei e la sceglie per farla diventare lo scalino attraverso il quale il suo figlio scendesse dal cielo sulla terra, la donna attraverso la quale il suo figlio che era spirito prendesse un corpo e diventasse carne. Uomo. Questo è il progetto di Dio. Che fa Dio? Quando Dio ha a che fare con delle persone, noi non siamo animali, non siamo cose, siamo persone. Dio ci ha creati liberi e guai a chi tocca la nostra libertà. Dio ci ha creati liberi, allora per fare un progetto su una persona, Dio glielo chiede, glielo annuncia e aspetta la risposta della persona. Guardate, quello che è successo a Maria, sì, attraverso i Vangeli che ci permette di conoscere qual è stata l'infanzia di Gesù Cristo, storie meravigliose, ma quelle cose lì sono state scritte per tutti noi, perché noi pure siamo come Maria, persone alle quali a un certo punto Dio si rivolge mandando un suo messaggero. Quindi a Nazareth quel giorno c'era ciascuno di noi. Questo è importante, perché nella nostra vita Dio manda i suoi messaggeri che ci annunciano la sua parola e ci attendono e attendono da noi una risposta. Dio manda un messaggero. Normalmente il messaggero è una persona fatta in carne e ossa come noi, altrimenti ci vuole 50 milioni di apparizioni di angeli per parlare alle persone, bastano gli esseri umani. Nel caso di Maria, siccome quella era il messaggio della incarnazione del Figlio di Dio, non poteva dirlo un essere umano. Era una cosa esclusiva di un essere soprannaturale.
E Dio gli manda un angelo, anzi un arcangelo, cioè un angelo capo. Angelo capo significa che è un angelo sotto cui vi sono miliardi di angeli che hanno la stessa specie di quell'angelo lì in tanti aspetti diversi. L'arcangelo Michele è l'arcangelo dell'umiltà. Chi è come Dio? Rivolto verso il male, chi è come Dio diventa un grido di guerra. Chi è come Dio? Tu non lo sei, Satana, come Dio. E sotto l'arcangelo Michele, arcangelo, angelo capo, angelo origine di una serie di angeli, stanno tutti angeli che fanno riferimento a questa realtà dell'onore di Dio e della guerra allo spirito del male. Sotto San Gabriele Arcangelo, altri, sotto Raffaele Arcangelo, gli angeli della guarigione. Gabriele è quello che manda i messaggi alla Madonna, a Giuseppe, forza di Dio, messaggi forti che cambiano la storia dell'umanità. Allora, dice, ti saluto Maria, Ave o Maria, tu sei piena di grazia, il Signore è con te. Dio ti ha scelta per farti diventare madre del suo figlio. E dice, ma Maria non fa l'incredula come... Allora, quando la parola di Dio viene annunciata, ci interpella a una risposta. Zaccaria ha risposto in un modo, Maria ha risposto in un altro, noi come rispondiamo alla parola di Dio? Allora, Dio ci annuncia delle cose che sono sempre umanamente impossibili a realizzarsi. Tu, Zaccaria, c'hai una moglie sterile, è vecchia, è passata la menopausa, avrai un bambino. È impossibile. Sono vecchi, siamo vecchi. È impossibile proprio. Incredulo, come ho osato mettere in dubbio la potenza di Dio? Maria, quando l'angelo rivolge così, non fa come ha fatto Zaccaria, ma non fa manco la credulona. Oh, che bello, adesso divento mamma. Ma spiegami, io non conosco uomo, non può avvenire attraverso la via ordinaria di natura che io diventi madre. Come avverrà questo? Ecco, ora ti dico questa grande cosa, dice l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. La chiave di tutta questa storia è lo Spirito Santo. Poi, quello che diciamo 50.000 volte negli incontri di preghiera e non lo fa mai nessuno, l'angelo fa una testimonianza. Guarda Elisabetta, tua parente, che tutti dicevano sterile, che è vecchia. Guarda un po', passa il sesto mese di gravidanza. Vedi? Nulla è impossibile a Dio. Allora, la fede di Maria si completa, capisce bene, e Maria si offre a questo progetto, che significa che da quel momento in poi la sua vita non va più da ragazzina che non c'ha nessuna direzione, prende una direzione ben precisa. Ecco, mi sono serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Dicendo così, Maria, io non so quanto questo riusciremo mai a vivere questa cosa qui, rifiuta di vivere secondo un suo progetto personale per scegliere il progetto che Dio ha su di lei. Guardate, questa cosa ammazza il nostro orgoglio in una maniera infinita, perché tutti ci vorremmo realizzare
in un certo modo, col matrimonio, col lavoro, occupando quel posto, vincendo quella coppa, quella medaglia, il concorso, eccetera, eccetera. Maria, zero di queste. Si faccia di me non secondo la mia volontà, secondo la tua volontà, non secondo il mio progetto, secondo il tuo progetto su di me. Maria riconosce che qualcun altro può pensare per lei un bene migliore di quello che lei poteva pensare per se stessa. Chi è che fa questo? Quando Maria fa questo, offrirsi così significa, detto in termini dell'antica spiritualità, significa una morte mistica. Maria non è morta sulla croce, ma è morta dentro se stessa spiritualmente al suo orgoglio, al suo io, per offrirsi a Dio. Beh, chi si è costruito tutta una vita con le sue forze per raggiungere, si è sacrificato per raggiungere il suo obiettivo, il suo progetto, vi assicuro che fare una patria Madonna costa molto, molto. Lei l'ha fatto subito. Che cosa succede? Che vi ha detto l'angelo, lo Spirito Santo scende da su di te, lo dice in doppio modo, allora dice lo Spirito Santo scenderà su di te. Su di te stenderà la sua ombra, che cosa? La potenza dell'Altissimo. Allora, lo Spirito scende su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Lo Spirito Santo mette in evidenza, scusate, l'angelo mette in evidenza dello Spirito Santo la sua potenza che realizza il miracolo. Questo è importante. Mette in evidenza, cioè l'angelo, che lo Spirito Santo ha più potere di quello che avviene in natura, più potere di quello che ne ha lo spirito del male che riesce a dominare le leggi della natura. La potenza dello Spirito Santo. Mamma mia, questa è una cosa grande che chissà quando la sperimenteremo questa. Allora, questa promessa, quando è che si realizza? Nel momento in cui Maria si offre a Dio, ecco, mi sono la serva del Signore, e con fede afferma quella parola per farla propria, pronta. Lo Spirito Santo può scendere in lei e la sua potenza realizzare quel miracolo che l'angelo gli aveva annunciato. E Maria diventa concepita in questa occasione, concepiti Spirito Santo, in questa occasione. La domanda, scusate, avete capito la cosa? Quindi il miracolo, il fatto soprannaturale, la potenza, quando è che si è realizzata? Quando Maria, nell'infinito rispetto che Dio aveva della sua libertà, si è giocata la sua storia in quell'occasione. Da quel giorno in poi non è più la ragazzina di Nazareth, è la madre a 15 anni, madre di Gesù. La sua vita ha questa direzione, non qualsiasi cosa, questa qui precisa. Il miracolo è avvenuto subito. Vediamo qualche altro esempio. Abramo, quelli che vengono alla catechesi biblica dovrebbero saperlo, quanti anni dopo che Dio gli apparve e gli disse che io ti darò una discendenza, più numero, quanti anni dopo il primo incontro, la prima promessa di Dio ebbe Isacco? 10? Dio parlò ad Abramo quando aveva 75 anni. Isacco fu in braccio ad Abramo quanti anni? Abramo quanti anni c'aveva quando aveva Isacco in braccio?
100. 25 anni dopo. E noi nella Bibbia leggiamo la storia di Abramo che non conosceva Dio, Dio gli parla, Abramo parte, ma non è che partì con una fedona eccezionale, partì, ma un mistero, si è chiesto, Dio mi ha parlato, mi ha detto proprio quello che vorrei, parte. La Bibbia ci dice quanto faccia difficoltà Abramo quando la moglie dice, oh ma insomma, qua dice promessa a suo figlio, non viene mai, facciamolo con la serva, dice io ti offro Agar, tu ci fai un bambino, poi quello lo riconosco come figlio mio, ci abbiamo il figlio. Ci vuole tutto questo tempo, si faceva a quei tempi così, era più facile. E così avviene. E gli dice, no Abramo, io non ti ho detto che tu avrai un figlio dalla tua serva, da Sara ci avrai tuo figlio. E non ti permetto di sgagliattolare, tu devi credere a quello che ti dico io, tu avrai un figlio da Sara. E il figlio di Agar, Ismaele, non è, pur essendo figlio di Abramo, viene benedetto, diventerà anche lui capostipite, ma non è il figlio della promessa. E quindi Abramo gli dice, ho sbagliato, sono stato debole, ascoltare più mia moglie che ascoltare Dio. Quante volte questi errori. E deve reintegrarsi nella fede. Quando Dio vede che durante questi anni di cammino più spirituale che fisico, Abramo dentro di sé matura che ecco, Dio mi darà un figlio. Questo è certo. Lui può tutto. Me lo darà lui il figlio. Quando questa cosa si assoda dentro di Abramo al punto che lui non attende nient'altro nella vita che l'adempimento della promessa di Dio, arrivano questi uomini misteriosi alle querce di Mamre che gli dicono l'anno prossimo quando torneremo qui, in questa data, tu terrai in braccio tuo figlio. E così avviene. Allora, per maturare quella fede necessaria affinché la promessa di Dio si potesse adempiere, 25 anni. Noi quando ci metteremo per che la parola di Dio si realizzi su di noi? Ognuno la sua risposta, ognuno la sua storia. Maria, pochi minuti, Abramo, 25 anni. Noi? Perché questo? Perché è giusto o no che quello che da Dio passa a noi deve essere creduto? È giusto o no questa cosa? Guardate che razza di roba, questo lo spiega San Paolo, fa un esempio semplice, dice, sentite un po', dice, per ricevere uno stipendio per vivere, oggi quando mettiamo 1200 euro, no, che cosa bisogna fare? Bisogna fare un contratto col padrone, io ti lavoro un mese, quanti ore a settimana? 40, 48, 48 ore, e poi il 27 tu mi dai 1200 euro, si lavora e così. Allora, quando arriva l'ora dello stipendio, non è che lo stipendio è un regalo da parte del padrone verso l'operaio, è il suo diritto, ha lavorato, c'è questo accordo precedente e così avviene. Nel caso della fede, invece, non c'è un diritto verso di Dio. Chi è che può presumere di avere Dio in debito nei suoi confronti? C'è un progetto di Dio, c'è un dono, c'è Dio che si chiede su di noi per innalzarci, c'è Dio che viene verso di noi incontro alla nostra debolezza, eccetera, eccetera. Come si riceve il miracolo che Dio ci vuol dare? In solo modo attraverso la fede. Abramo ha creduto che Dio abbia fatto quel miracolo per lui di dargli un figlio. Sembra facile. Chi di noi crede così radicalmente
così profondamente all'amore di Dio per ciascuno di noi. L'incredulità è uno dei mali più tremendi che è nel cuore di ognuno, di ciascuno di noi, dal peccato di Adamo ed Eva in poi. Se vi ricordate, quando Eva credette a quello che gli disse il diavolo, il serpente, al posto di quello che aveva detto Dio, per credere a quello che ha detto il diavolo, cioè che quel frutto invece di essere un frutto di morte era un qualche cosa di così grande, di così bello, che l'avrebbe fatta diventare lei Dio, e che Dio l'aveva nascosto questa verità perché non diventasse come lui, per invidia gli aveva nascosto questa verità. Lei, Eva e poi Adamo, che ha condiviso il pasto di quel frutto, ha dovuto prima credere che Dio non li amava, non la amava. E questa fede al negativo è presente, incarnata in noi, nell'intimo della nostra persona, proprio tra le basi più profonde del nostro essere, tanto che strapparla via è difficilissimo. E normalmente occorre un atto di fede quando si sta sulla croce per lavare completamente questo peccato di incredulità. La Madonna, concepita senza peccato, non aveva questo problema. Quando l'angelo gli disse la cosa, credette pienamente, nella misura giusta per poter ricevere il miracolo annunciatole dalla parola di Dio. Per cui viene subito quel miracolo, non dopo 25 anni. Cominciate a capire un po' come funzionano le cose di Dio. Bisogna capire perché certe cose nella nostra vita rimangono sempre così ferme, non si smuovono mai, perché non diventiamo mai veramente credenti o persone che amano veramente o persone con una speranza incrollabile. Qui hanno messo piede tantissime persone malati gravemente, con problemi sopra i capelli. Ma fatti uno, due, tre incontri, quando hanno visto che non è successo niente di quello che loro pensavano che dovesse succedere, sono scomparsi tutti. E sono morti con le malattie. E si sono tenute le prestazioni diaboliche addosso. Perché non hanno più sperato niente di buono da parte di Dio. E il male ha vinto sul bene. Con la fede e speranza della carità noi ci giochiamo la vita di questo mondo e la vita eterna soprattutto. Attenzione. Allora, ogni credente riceve il miracolo di Dio attraverso la sua fede. La fede è quella cosa che ci apre a Dio, permette allo Spirito Santo di scendere su di noi e di esercitare la sua potenza. Lo Spirito Santo viene, lo Spirito Santo esercita la sua potenza, ti coprirà con la sua ombra. Già qualcuno ha visto, la Trinità lavora così: Dio Padre, nell'abisso dell'inizio, pensa, progetta, decide, il Figlio di Dio annuncia la parola, lo Spirito Santo lavora per realizzare quello che Dio Padre ha pensato e quello che Gesù Cristo ha annunciato. E questo è il lavoro della Trinità. Sempre così lavorano, in concomitanza gli uni con gli altri, le tre persone insieme. Allora, siamo al momento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo scende su di Maria e fa qualcosa di così profondo, di così intimo, che si dice che in questa occasione Maria si è diventata la sposa dello Spirito Santo.
Perché per questa unione di Maria con lo Spirito Santo, di Spirito Santo con Maria, nasce un bambino. Qui non significa che lo Spirito Santo ha fatto la parte del marito di Maria. È un miracolo, un'altra cosa. Ma il legame di Maria con lo Spirito Santo è il legame sponsale, il suo tu. Ed è colui che crea nel grembo di Maria il figlio. Figlio di Dio, figlio di Maria. Figlio di Dio incarnato nel grembo di Maria. Da quel momento in poi Maria, per aver ricevuto la parola di Dio, esce dalla stanzetta di Nazaret con Gesù dentro di sé. La vita è totalmente diversa. Ogni persona che ascolta la parola di Dio e la accoglie e permette a Dio di lavorare e fare il suo miracolo su di se stesso, esce da quell'incontro con Gesù dentro di sé. E se noi ricordiamo il Natale di 2000 anni fa, è perché oggi avvenga questa cosa, che Gesù Cristo nasca nei cuori di coloro nei quali ancora non è nato, e Gesù Cristo ritorni e passi di nuovo e ci incontri ancora nei cuori di coloro nei quali lui è già nato. Maria passa qualche mese così, si fa un po' di conti, l'angelo aveva detto che la cugina passava 6° mese di gravidanza, io sono quasi 3 mesi, e allora per mia cugina è arrivato il tempo di partorire. Lì non c'erano ospedali, reparti ginecologia, per partorire c'era la levatrice che andava a casa a far partorire la partoriente, la mamma. Maria in fretta va sulla montagna dove abitava la cugina per aiutarla. Ed ecco il brano di stasera. Maria vede Elisabetta. Shalom! Buongiorno! Il saluto per noi, noi insegniamo ai bambini a salutare le persone, è una cosa di occasione, no? Prima cosa, saluti la persona. Il saluto, è così, io dico buongiorno, significa che io ti auguro che la giornata che c'è davanti ti sia buona e non cattiva. Gli ebrei dicevano shalom, la pace sia con te, la stessa cosa. Ti auguro che la giornata che di fronte ti porti pace, che la pace sia nel tuo cuore invece che la guerra, l'angoscia, l'esperazione, eccetera, eccetera. Noi possiamo augurare alle persone, salutandole, queste cose buone. Possiamo determinare che la giornata diventi buona con le nostre parole, con il nostro saluto? No. Maria, che visitava con Elisabetta prima, poteva determinare che a Elisabetta le fosse arrivata la pace col suo saluto? No. Non è nelle nostre facoltà umane intervenire in questo modo nei confronti delle persone che salutiamo. Ma da quando Maria porta in sé Gesù Cristo, la parola che lei dice non è più solo parola umana. In forza della presenza di Gesù in lei, è parola divina. La pace sia con te, te lo dico e ti arriva quella pace, perché Gesù che è in me te la fa arrivare. Questa differenza tra Maria in questo saluto e Maria prima di aver incarnato Gesù Cristo in se stessa. Tutto quello che fa dal momento in cui ha incontrato e ricevuto Gesù Cristo nel suo cuore, prima nel suo corpo, ormai lo fa in doppia dimensione, umana e divina. Maria porta da donna Dio in se stessa. Parla da donna, parla da Dio.
Pensa, pensa da donna, pensa da Dio. Fa le cose, le fa da donna, le fa da Dio. Perché Gesù Cristo è presente in lei. Ogni credente che parla, dopo che Gesù Cristo è nato nel suo cuore, in forza del fatto di aver accolto e vissuto la parola di Dio, vive una dimensione doppia, umana e divina. Se da credente io ti dico buongiorno, il giorno ti diventa positivo, perché non perché sono bravo io o perché ho i poteri, perché è Gesù Cristo che in me te lo dice e te lo fa diventare positivo. Questa è la cosa. Noi già semplicemente col saluto possiamo determinare in positivo la vita delle persone che intorno a noi, perché Gesù Cristo è presente in noi. Che cosa succede in Elisabetta quando Maria saluta? Perché vi ho detto tutto quello che ha fatto l'angelo con Elisabetta, con Maria, per spiegare questa cosa? Perché in Elisabetta succede quello che è successo a Maria quando l'angelo le ha parlato. L'angelo era l'inviato di Dio per Maria. In questa seconda occasione, 3 mesi dopo, Maria è l'inviata di Dio per Elisabetta. L'angelo annuncia a Maria un miracolo e gli avviene per opera dello Spirito Santo. Maria annuncia la parola di Dio a Elisabetta, Elisabetta riceve il miracolo attraverso la potenza dello Spirito Santo. No? Che dice il Vangelo? Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sfruttò nel grembo, Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. La parola di Maria, accolta da Elisabetta, che effetto le fece? La fece riempire di Spirito Santo. Quando uno accoglie la parola di Dio attraverso l'annuncio di un fratello o di una sorella, viene colmato di Spirito Santo. Quale miracolo ha fatto la Santa Elisabetta? Innanzitutto, lei, vedendo Maria, ha capito chi c'era nella pancia di Maria e dice, guardate, attenti alle parole, dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Chi è il Signore? Yahweh, Dio. Da qui viene il titolo di Maria, madre di Dio. A che debbo che la madre del mio Signore, la madre di Dio, venga a me? Ma come faceva a sapere Elisabetta che Maria era la madre di Dio? Maria, lo dirò per un'ennesima volta, non poteva dire a nessuno ciò che le era successo. Gesù Cristo fu condannato a morte perché aveva osato dire di essere figlio di Dio. Per gli ebrei questo è una buona bestemmia, perché Dio è l'Altissimo, tu sei un cengio di uomo. Come puoi essere figlio di Dio? Sei un bestemmiatore, meriti la morte. Se Gesù Cristo fu messo a morte con la condanna per bestemmiatore perché ha osato dire di essere figlio di Dio, lei, che osava dire di essere la madre del figlio di Dio, che gli succedeva? Non solo nessuno l'avrebbe creduta, ma l'avrebbero tacciata di bestemmia, di una grave offesa nei confronti di Dio, che non si può limitare in un piccolo essere umano. E invece Dio l'ha fatto lo stesso, è sul serio. Allora, lei non diceva niente, Elisabetta... A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Lo Spirito Santo gli, come se gli avesse tolto un velo, sapete, il sipario del palcoscenico, e ti fa vedere la scena che c'è dietro. Lei vede, per ispirazione divina, che nel grembo di Maria c'è Dio fatto uomo.
rivelazione immensa, potente, grandissima, meravigliosa. Dio ha fatto un uomo presente. Mai una cosa del genere è successa. E l'Elisabetta forse è la prima a sapere di questa cosa nel mondo. Secondo miracolo, Giovanni Battista scalcia nel grembo della mamma. Tutte le donne che hanno portato il figlio nel grembo possono sapere quando il bambino si muove dai calcetti e cose di questo genere. Gli fa proprio una scossa elettrica dentro il grembo di Maria. E le dice, appena la voce del solito, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. Vediamo, fu colmato di Spirito Santo nel grembo di Elisabetta. Sapete che significa? A quei tempi non c'era ancora il battesimo, ma se ci fosse stato il battesimo, Giovanni Battista non avrebbe avuto bisogno di essere battezzato. Per quale motivo? Perché lo Spirito Santo l'aveva già ricevuto in questa occasione e con potenza. Allora, questo è il doppio effetto. Elisabetta, che ascolta la parola di Dio attraverso il saluto di Maria, viene riempita di Spirito Santo e la potenza dell'Altissimo fa su di lei un miracolo. Gli fa capire chi è il bambino e il suo grembo è santificato. Giovanni Battista riceve l'unzione per essere il futuro profeta, il più grande profeta dell'Antico Testamento. Sapete come si chiama questa cosa in passato? Allora, innanzitutto vedete questa cosa qui. La fede del mondo va in questo modo. Andate, annunciate il mio Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, eccetera, eccetera. E gli antichi dicevano, fides ex auditum, dall'annuncio della parola di Dio nasce la fede nelle persone. Chi siamo? Maria riceve la parola di Dio, crede, sperimenta il miracolo in se stessa, nasce Gesù Cristo in lei. Maria, una volta ricevuto Gesù Cristo, trasmette la parola di Dio ad Elisabetta, e la storia che è venuta in Maria si ripete in Elisabetta. Poi Elisabetta lo fa con qualcun altro, poi con qualcun altro. Questo è il modo, la via ordinaria attraverso il quale il Vangelo si diffonde nel mondo. Andate e fate discepoli tutte le genti, con l'annuncio del Vangelo. Capito questa cosa? Per cui San Paolo diceva, io non mi posso stare zitto, perché possiedo quella cosa che salva le persone per eternità, che cambia la storia del mondo intero. Per me guai se non annunciassi il Vangelo, guai, sarei responsabile della perdita di milioni di persone davanti a Dio. Per cui San Paolo non si ferma mai neanche di fronte alle sofferenze più tremende, annuncia il Vangelo dovunque, fino alla fine, fino a quando taglieranno la testa a Roma, alle Tre Fontane. Il Vangelo. Vedete questo fatto? Quando Elisabetta riceve l'annuncio da Maria, il bambino scalpita in questo modo. Questo miracolo fu, nella Chiesa delle origini, preso proprio come l'esempio di quello che avviene nelle persone che accolgono la parola di Dio. La parola catechesi, che è proprio quello che stiamo facendo adesso, deriva dal greco kata eko, che significa risonare nel profondo. Quando viene annunciata la parola di Dio, ti scuote tutto nel profondo della tua persona, laddove i discorsi umani non arrivano, laddove le chiacchierologie dei politici non arrivano, laddove i soldi, lo sport, non so che cosa, non arriva. Nel profondo, kata eko,
Uno te l'annuncia e quella parola ti scuote fortemente nel profondo della tua persona. Questa è la parola di Dio, non parola di uomo. Stamattina abbiamo fatto il battesimo di un bambino nigeriano, Joseph, bellissimo, tutto bello, nero, 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 proprio, nero cioccolato, cioè, nero, i senegaletti hanno quel nero viola, invece i nigeriani c'è quel nero sul caffè latte, cioccolato a caffè latte, sul marroncino. Allora, quando ho fatto la predica, il Vangelo l'ho letto anche in inglese, ogni tanto qualche parola in inglese, mi ricordo delle scuole che ho fatto, e c'erano lì tutti i nigeriani con i parenti, gli amici. C'è una cosa: perché lo Spirito Santo scenderà su di Joseph, amen, dicevano questi. Perché, amen, subito si sentiva l'eco, la corrispondenza della parola annunciata da parte di quelli che l'ascoltavano. È una cosa bella, amen, sono d'accordo, è vero, così, avvenga in questo modo. Invece i nostri uditori, certi mortori, non capisce più, c'è una fede per annunciare la parola di Dio, è una cosa, una costanza. Cataeco ti scuote dal profondo, ti dà una scossa elettrica di vita, ti rigenera, ti potenzia la parola di Dio. Ecco, lo vedete, adesso stiamo al mese del Natale. Quanto siamo lontani dal Natale come una celebrazione devozionistica. Oh, Gesù bambino, che caruccio, fratello, dicevo. Che c'entra questo con cristianesimo? Beh, vi do una chiave di lettura per Natale quest'anno. Se vi avete fatto caso, oggi siamo il 23 di dicembre, già da due giorni le notti hanno cominciato ad accorciarsi e i giorni ad allungarsi, roba di pochi minuti. Però è finito il periodo in cui dal 21 di giugno le notti si allungavano e il giorno si accorciava sempre di più. Dal 21 di dicembre avviene il rovescio. In antico, quando si tornava ad allungare la parte luminosa, è una cosa bella, no? Perché quando si allunga il buio sembra che va tutto male, la notte, il freddo, non fa in tempo a fare una cosa, già non si vede più e la devi finire. E invece quando è bella la giornata in estate, che a 9 e mezza di sera, quando facciamo la messa all'aperto, ancora c'è il sole meraviglioso, magari sta andando a tuffarsi all'orizzonte sull'acqua, e le persone hanno questa cattedrale della natura meravigliosa, più bella di qualsiasi chiesa, costruita da qualsiasi grande artista, che... e preghiamo con questo sfondo meraviglioso. Allora, cosa facevano gli antichi? Ah, ecco, dice, in questo giorno il sole vince sulla notte, la luce torna a prendere possesso, vittoria sulle tenebre. Quei bricconi degli antichi romani che fecero? È il nostro imperatore che è grande e potente, non viene sconfitto mai da nessuno. Allora l'imperatore è la luce che sconfigge le tenebre. Però nell'impero romano si faceva così. Si sfruttava questo fatto di natura per dare gloria all'imperatore. Quando è venuto il cristianesimo, nessuno sa qual è la data della nascita di Gesù Cristo. Il 25 dicembre non è la data della nascita di Gesù Cristo, non si conosce. Il cristianesimo ha detto al mondo romano antico, a quei tempi, per romano il più grande impero, ma quale imperatore? La luce che vince le tenebre è un'altra, non è l'imperatore romano, è Gesù Cristo che è risorto dei morti. 25 di dicembre, Cristo entra nel mondo, la luce entra nelle tenebre del peccato del mondo e la sconfigge. Noi pregheremo
domani notte, perché la luce di Cristo sconfigga le nostre tenebre di oggi, non di 2000 anni fa. In forza di quello che è avuto 2000 anni fa, l'incarnazione di Gesù Cristo, ma il miracolo oggi deve avvenire per la nostra vita, per le tenebre nelle quali siamo immersi attualmente. Qui Gesù Cristo deve far risplendere la sua grandezza, la sua potenza, la sua luce. E noi invocheremo con forza questa cosa. La notte di Natale, la terza messa per importanza di tutte le messe dell'anno liturgico. Le messe sono tutte importanti perché Cristo è risorto in tutte le messe, ma questa è la terza per l'anno liturgico. Invocheremo il Signore, vieni a vincere il peccato, il diavolo, il male che è nel mondo, sconfiggilo oggi, questa notte.